Ciao ragazzi, sono Mitro85, siamo qui su Valentino Rossi The Game. Allora, calendario. Andiamo a Xerez. Non è una pista facile per me, vi faccio vedere sempre così veloce, ma non ve lo faccio leggere ogni volta. Non sono mai stato bravo nelle piste spagnole. Non sono bravo in nessuna pista, però in quelle spagnole, insomma. È sempre difficile questa moto. Mo' abbiamo cambiato moto, vediamo se la Honda mi aiuta di più, o l'Honda mi aiuta un po'. Qualcosina, vediamo un po'. Scendi in pista, vediamo come va la moto. Il rumore è diversissimo. Fra Honda e Yamaha c'è un rumore completamente diverso. Completamente lungo, cos'è? Sei andata per pascoli. Mamma mia, sta moto! È aggressivissima! Mamma mia, non l'avevo sentita così. Cioè, la Yamaha non andava così, eh! Solo i freni non vanno, sta moto. Mamma mia, come mi sto trovando meglio con sta moto. La moto è incazzatissima. Devo chiedere un po' di stabilità all'uscita, però la moto è veramente nervosissima. La moto è nervosissima e ulula, no, non è neanche. Mi ricorda tantissimo un due tempi, mi ricorda. Non so se l'audio si è buggato, però mi ricorda un due tempi in questo momento. Guarda come tira, quarta, quinta, forse posso chiedergli un po' più di marce corte, sono andato lungo, rewind, non c'è? Non c'è rewind, no, allora le marce troppo lunghe, però riprendi, continua che facciamo un giro completo. Ok, la moto, mi sapete che mi trovo meglio con questa moto? Sembrerà strano, ma mi trovo meglio, di solito le moto sono tutte uguali, invece questa qui mi trovo meglio, per stile di guida mi trovo meglio con questa moto, solo i freni non capisco perché non vanno. Mi trovo tantissimo meglio con questa moto. Non mi chiedete perché, non mi chiedete neanche che cos'è sta sensazione che ho. Non lo so. È come se la moto la sentissi più vicina al mio stile. Magari non mi trovavo bene con quella moto, Quanti piloti cambiano moto, non si trovano più bene e rimpiangono la vecchia? Tantissimi. Quindi è questione anche di moto. Questa qui la sento più diversa, la sento diversa, non so che dirvi. Allora, no, vanno sicuramente accorciate le marce. Se no, qui è inutile avere una sesta così lunga. Terza, quarta. No, guarda lì. Ok, torniamo ai box. So già quello che fare. Messa a punto moto. Messa a punto manuale. Marce. Io quasi quasi ti tolgo. Vediamo se così ce la fa. Proviamo così. La moto si comportava benissimo, si comportava, non ho bisogno di nient'altro. Fatto 1,44 ho fatto. Chissà quant'è il record della pista. 1,38, ho fatto 6 secondi più lento. Ah, i freni non ho guardato. Maledizione, i freni non li ho guardati. Torniamo un attimo ai box. I freni, devo controllare. Non frena sta moto. La Yamaha frenava tantissimo. Questa. Ah, ok. Ecco perché non frena. Disco 2. Frena neanche a pagarla. Scendi in pista. Non frenava sta moto. E la miseria. Che è sta. Guarda qui, l'intelligenza artificiale, sei stupida. Ok, guarda come si frena adesso. Ah, ok, non andava perché i freni erano troppo. Il freno 2 proprio non va per niente. Questa moto si avvicina di più alla mia qualità. Sapete, la Yamaha è guidata da due piloti molto più piccoli rispetto a quelli della. La Honda, voglio dire. Bene, sono andato per terra. Maledizione a me, torna ai box. No, che riflessione, torna ai box. Quasi quasi mi trovavo meglio con i freni 2. Proviamo a mettere 2 e 2 anche qua. Mi trovavo quasi meglio perché qua mi dà tanta potenza ma poca modulare. Cioè non riesco a modulare. Forse è meglio se stacco un attimo prima e chi se ne frega. No, è proprio, guarda, non frena. Con i 2 proprio non va per niente. Comunque la moto mi piace molto di più. Chiedetemi, cioè, qua non è questione di tifi Valentino o non tifi Valentino. Mi piace di più. Ok, vai. Vediamo se riusciamo a fare un buon tempo. Di solito quando cambio moto faccio di solito dei danni. Ok, vai così. Un po' ha sculettato, ma lì era una traiettoria stranissima, quindi è normale. Però vedete qua, non sculetta per niente sta moto. Si comporta bene, si comporta. Mi sta piacendo. Guarda Bradle. Vedi quanto va.
Sculetta ogni tanto, diciamo la verità, la moto sculetta ogni tanto. Qua ero arrivato lungo e sono arrivato lungo un'altra volta. Ok, vai, devi subito rialzarla sta moto, si guida diversamente dalla Yamaha, ve lo dico chiaro chiaro, mi trovo molto meglio. Mi trovo molto meglio, mi trovo molto più... Sì, è giusto che mi hanno dato la penalità, è andato fuori. Devo solo capire come frenarla. Devo solo capire dove frenare. Vai così? Ok, perfetto, ci siamo. Uff, è difficilissimo, mi sto concentrando tantissimo oggi. Sul blu si può andare, sul blu si può andare. Miller, che cavolo, come fai ad andare più forte di me? No, è la moto proprio, vedi qua, non scende per niente in piega. Vai, tienila così, tienila. 1,37, 38, 39, 40. Oh, ho fatto 1,40. Che riavvia sessione. Torna in box, sbaglio sempre. Qualche volta di questa sbaglierò tantissimo. E sono ultimo, sono ultimo. Non ho capito cosa, com'è possibile. Che cosa c'ha la moto? Messa a punto moto. Solo i freni mi viene in mente di cambiare. La moto la sento benissimo. Mettiamo sto disco 1 per avere un po' più di potenza sull'anteriore. Io la moto la sento... Poi ditemi che non devo togliere i rewind. Ditemi, sì, togli i rewind, togli. Togli i rewind, togli. Ok, frenala, frenala, frenala e lasciala, frenala e lascia. No, comunque mi trovo meglio con questa moto, mi sta molto più sul cordolo. Non so se è questione del setup che hanno messo in iniziale per la pista o che cazzo è. Però questa moto qui riesco a fare veramente di tutto, riesco a fare. Mi sta molto più stretta, vedete qua come sta più strettina. Comunque, vai. Barbera, tu sei contro di me, sei. Comunque anche lui è uno degli ultimi, quindi... Se riesco a tenerlo dietro vuol dire che sto facendo bene. E invece mi ha superato, bene. Vabbè che questa è casa sua, spagnolo. Si trova benissimo. No, la moto va veramente bene, va. Già così va benissimo. Non mi viene in mente nient'altro, vi posso chiedere di... In uscita, ma poco poco proprio. Deve essere delicato. Secondo me il mio ingegnere non è tanto delicato da togliermi quel poco che mi serve in uscita. Guarda, guarda come va sta moto. Va benissimo. Va benissimo, sono io che non la so portare. Siamo onesti, eh. Allora, vai di qua. Sì, in uscita mi allarga un po', mi allarga. Mi posso chiedere in uscita di avere una precisione maggiore. Perché in uscita mi allarga un pochino, mi allarga. Ma qua non ho visto se mi allargava. Perché ero tutto scomposto. Sì, però mi allarga. In uscita mi allarga un bel po', mi allarga. No, qua no, perché qui ero lento comunque. Ok, vai così, vai così. 1,33, 34, 35, 36, 37. Cazzo, dov'è il coso? Però ho migliorato. 1,39. Torna in box, sapete che gli chiedo? Sì, sì, ripara. Gli chiedo a lui direttamente. In entrata di curva, precisione, stabilità in frenata, ok. E gli chiedo in uscita la precisione, la moto sottosterza. Quindi la moto non sterza quanto vorrei. Ok. Così, secondo me già la moto andava bene. Quindi non c'era bisogno di modificare niente. Però se riusciamo a prendere qualcosina in più è meglio. Ok, curva bene. Ok, vai così. Prima, seconda, terza. Vediamo un po' le marce se sono giuste. Penso di sì, dai. Le avevo guardate già prima, le avevo guardate. Ok, la moto è molto più stabile adesso in uscita, in entrata, però in uscita mi sembra che va sempre lunga. Oh, mi sbaglio o va sempre lunga in uscita? Ok, la moto è una belva e mi piace tantissimo questa moto. Il rumore mi piace di più, mi piace. Adesso non so se si è buggato il rumore o che cosa, ma questo rumore mi sta piacendo tantissimo. Mi trovo veramente bene questa moto. Questa è una questione poi a pelle, va. Cioè, magari uno si trova meglio con questa, c'è chi si trova meglio con la Ducati. Lì va un po', come dire, la sensazione. Qua devi frenarla perché è bruttissima sta curva.
Ok, vedete qua, mo si è fermata abbastanza in fretta, quindi quella stabilità in frenata è stata bellissima da chiedere. Ok, vai così, mi sembra un tostaerba, un tagliaerba di quelli là elettrici che hanno il filo, no elettrico, a motore, ma quelli che hanno il filo davanti. Ok, vai così. Quelli che hanno l'impugnatura a corna di bue, là, come cazzo si chiama, corna di toro. Non mi ricordo come si chiama, l'impugnatura particolare. Ok, vai così. Vai, olla. No, sto guidando benissimo, sto guidando. Qua mi ha allargato un po', bastarda. Perché mi ha allargato un po' là? Non lo so, non lo so. Ok, 1.33, 34, 3. Guarda lì che tempone che gli sto sparando. 37, 14ª posizione. Perfetto, la moto c'è. La moto c'è, cioè più di così non posso fare. 14esimo, guarda. Mani alte proprio. Un secondo, sono un secondo sotto. Un secondo e 4 decimi. Ma bellissimo, mi sono trovato benissimo con questa moto. Saranno migliorate le abilità, non lo so. Però mi sono trovato veramente bene. Poi là va a gusti, là la sensazione. Però mi sono trovato bene. Mi sa che non la cambieremo più, finiremo con l'onda. Buongiorno anche a te, buongiorno. Questo cos'è? La qualifica? Sì, qualifica 1, scendi in pista. Così, non voglio leggere niente, scendo e spacco. Dovremmo farcela, perché comunque eravamo un buon tempo. Se evito delle stronzate tipo questa, ce la posso fare. Ok, devo guidare pulitissimo, devo guidare, forse ce la posso fare. Però mi sento veramente sicuro con questa moto. Voi non potete neanche immaginare quanto mi sento sicuro. Forse perché c'ha un'accelerazione diversa, una frenata diversa, un'entrata in curva diversa, è tutto diversa rispetto alla Yamaha. Questo è quando i piloti cambiano e dicono non mi trovo con la moto, è vero, le moto sono tutte diverse, sembrano tutte uguali, ma dici che cavolo può cambiare da una moto all'altra? No, invece cambia, cambia tantissimo, cambiano anche molto, Vai, guarda come va bene sta moto oggi. Ok, vai così, vai così. Perché mi dice quarto? Ma vai a capire perché mi dice quarto. Comunque il undicesimo e dodicesimo passano, quindi devo fare posizione migliore per andare in Q1, in Q2 voglio dire, in qualifica 2. Ok, qua l'ho sbagliata tantissimo. Però me la sento bene, me la sento bene. Sapete che me la sento bene oggi la moto? Non mi sono sentito così bene mai con la Yamaha. Invece con questa qui mi sento decisamente più sicuro, più stabile. Con la Yamaha mai mi sono sentito in questo modo. Qua ho sbagliato tantissimo, non so perché mi devo lavare un attimo le mani, lavare, asciugare, voglio dire. Qua l'ho sbagliato, qua ho sbagliato io, ho sbagliato, Però la moto scende che è una bellezza in curva. Cioè, sta in uscita anche bella precisa. 1.33, quanto avevo fatto prima? 1.37 mi sembra. Sì, ok, 1.38 potrebbe andare bene. Torna ai box. Fammi vedere, mi sorpassano? Non mi sorpassano. Potrebbe. Mi ha superato. Il terzo non passa. Devo scendere di nuovo in pista. Devo fare un altro giro. E ce l'ho il tempo. Lo farei passare quasi quasi a Petrucci, all'italiano. Facciamolo passare lui. Però almeno seconda posizione la vorrei io. Lo vedete qua? Spingi subito e rialzi. La butti e rialzi subito, mi piace di più il suo stile. Si guida in maniera completamente differente, mi trovo meglio. E non è. Ok, torno ai box, ho sbagliato tantissimo. Scendo in pista, ho fatto una stronzata. Però non ho fatto riavvio, non ho fatto niente, eh. Ok, vai così. Vai, subito la rialza, vedi qua, subito la spinge su. Cioè, un attimo, sta moto mi trovo benissimo. Ho fatto subito un buon tempo. Cioè, quando mai con una moto, la prima moto facciamo subito un buon tempo? Mai. Guarda, questo si sposta. Oh. Ha intenzione di stare lì in mezzo? Poi non ho problemi di prima, seconda, quelle cose lì che avevo invece con l'altra moto. Ok, vai così. Ho sbagliato tantissimo la traiettoria qua. Traiettoria di merda ho usato. Ok, guarda quanto sta bella chiusa. Mi piace sta moto, mi sono innamorato. Ok. Mi sono innamorato di una moto.
Oh, guarda quanto l'ha allargato un po', però non tantissimo. L'ha un po' persa di culo, ma l'ha tenuta. Quindi vuol dire che la moto è bella stabile. Qua devo stare attento, che qua io di solito arrivo sempre storto. Ok. Prima, seconda, mi ha fatto di nuovo sto giochino bruttissimo. Ok, guarda. Lo stiamo tenendo dietro, non so chi c'è dietro di me, ma lo stiamo tenendo dietro, eh. Non è vero, si è avvicinato. Però noi ce ne andiamo poi, schizziamo come dei razzetti, schizziamo. Schizziamo come dei razzetti, non si può neanche sentire. Potrebbe essere un doppio senso, però non lo è. Fidatevi di me. L'abbiamo tenuto dietro, lo stiamo tenendo dietro. Devo solo evitare di fare errori adesso. E l'ho fatto, lo faccio sempre qua, sto cazzo di errore. Hernandez. Qua sbaglio sempre la curva. Hernandez, ti sposti? Ok, non si spostava Hernandez. Guarda. Guarda che mi ha fatto fare un giro di merda, mi ha fatto fare. Avevo il terzo tempo tutto rosso, il terzo settore. Mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Ok, primo. No, che via sessione, sbaglierò sempre quella cazzo di pulsante lì. Vediamo qui, guarda lì, 1,37. Ci siamo, ci siamo. Stiamo andando sempre in Q2, ciò solo per farvi capire che abbiamo la qualità. Quindi la qualità c'è. Ok. Quindi con questa moto mi trovo meglio, devo essere onesto, mi trovo meglio, ve lo dico. Se mi trovo meglio, mi trovo meglio. C'è niente da fare. E dai però, carica. Ok. Quindi, scendi in pista, subito. La moto è perfetta così. Vediamo loro quanto fanno. Quanto avevo fatto io? 1,38, 1,37 tipo. 1,37 e mezzo. Non c'ho però il... Riavvia sessione. Questo è un errore perché sto pensando a quanto avevo fatto. Me lo dice da qualche parte, sto bastardo. Sapete cosa mi piacerebbe sapere? Che se lui mi dicesse tipo con questo tempo è molto probabile che arriverei fra i primi 3, 4. Mi piacerebbe saperla sta cosa qui. Guarda come va. È una pina, questa qui è una pina. È fantastico, la sento mia, la sento. Forse perché sono abituato a, ero, cioè mi ricordo ancora la Kajiva Mito 125. La Kajiva Mito si guidava così, era una pina, era una vespettina che ti entrava da tutte le parti, non ti potevi difendere. Perché comunque la Kajiva Mito 125 era molto leggera, con un telaio favoloso. Peraltro una volta ne ho visto una in Futa, era tutta modificata, andava tantissimo questo qui, aveva anche la tuta da pista e andava col ginocchio per terra, cosa che io non sono in grado di fare, ve lo dico chiaramente. Non sono mai stato in grado di guidare in quel modo. Però questo qui aveva la tuta sulla 125. Ah no, non era la Mito, era l'altra della Kajiva. Quella Naked. Sono arrivato lungo, sono arrivato. L'importante è non cadere però. Ok, guarda come mi trovo bene. Aveva quella lì tutta modificata, la tuta, e piegava tantissimo. Aveva i paraginocchi, le slider molto, molto consumate. Dove sono andato a girare? Perché fuori? Perché fuori? Non l'ho mai fatto questa schifezza qui. Sto pensando a quello. Devo imparare a concentrarmi di più mentre parlo. Ok, vai così. Sfruttiamo il blu. Guarda che cosa. In Q1 la moto si esaurisce comunque, la mia moto. Guarda, mai fatto schifezze del genere nelle altre qualifiche. Guarda qui invece. Ok, tienila, tienila, tienila. Fallo uscire, fallo uscire, falla volare. No, un tempo bruttissimo. Non è un tempo buono, però va bene così, dai. Non ho mai fatto un tempo così alto. Torna ai box, vediamo un po' cosa fanno loro. 1,36, no, 1,36 è difficile. Sono ultimo, sono. Sì, ma non ce l'ho, non ce l'ho, è inutile che vada a combattere. Ho fatto un pochino di più, ma quella è la mia posizione, non ce l'ho. Quindi saltiamola. Va bene così, dammi i punticelli, così con i punticelli miglioro. Adesso l'importante è migliorare le abilità. Eh sì, non ce la faccio più, non ce la faccio. No, mi trovo meglio. Volevo la moto di Valentino, ma... Che cavolo vi devo dire? Mi trovo meglio con questa. Che poi non mi piace come si è comportato l'anno scorso Marquez. E se è vero che hanno fatto comunella per far vincere Lorenzo, è una cosa bruttissima da fare nello sport. Però sì, è un gran pilota, non possiamo dire altro. Ok, facciamoci il nostro bel giro. Subito buono.
Subito buono, subito buono. Guarda dove sono andato a girare. Secondo me guido meglio quando la moto non è a posto. Guarda, scivola così. Spinge tantissimo, in curva la sento spingere tantissimo. Il rumore poi mi piace molto di più, mi ricorda la Mito, che ovviamente non faceva così la Mito, però me la ricorda. La Mito aveva un urletto, la Mito aveva tipo un sibilo, era. Era bellissimo il rumore della Mito, quanti ricordi. Ok, frena. Qua devo capire bene come farlo. Ok, vai così, vediamo che tempo facciamo con l'errore che abbiamo fatto. È sempre importante fare i tempi con gli errori, così capisci quanto puoi sbagliare. Sono arrivato lunghissimo. Sullo sporco no. Ok. Vai così. Ti prego, non ti mettere di traverso. Vai così. Guarda qui, che bella curva. Che bella curva. Che belle curve che sto facendo. Questa è stata bella pure. Cerchiamo di non sbagliarle tutte. Questa è stata un po' lentina, non perfetta. Ok, tanto nel warm up facciamo sempre un solo giro, giusto per prenderci punti esperienza. È peccato sprecarli. Qua esco strano, esco molto stretto, non si capisce perché. 37, 38, 39, 40. Mamma mia. Ho detto che era buono il giro. Sì, vai. 1,36. Non ho fatto mica bene. Continua. Tanto qui mi servono solo i punti. Ok, abbiamo migliorato un bel po'. Condizione fisica è la migliore comunque. Vai così. Non ce la faccio più. Ho registrato un po' di seguito e inizio a sentire la stanchezza su questo dito. Sapete, questo dito qua è quello che tu vai a... tante cose. Vai, dove siamo noi? Mi sono scordato. Undicesimi, dodicesimi. Non me lo ricordo più. Mettiamo la prima, come mi avete consigliato nei commenti. Ok, dodicesimi eravamo. La moto è partita a razzissimo proprio. Allarghiamoci. Ok, no, cerchiamo di non cadere. Sono caduto, guarda che la moto va... Da Dio va. Scusami, chi è che mi sta spingendo? Non mi spingete gentilmente. No, questo qui non è possibile. Non l'ha mai fatto durante le prove. Che cazzo di errore è? Ma scusatemi, quello non l'ha mai fatto. Devo ripetere. Dai, voglio vincere una cazzo di gara. Mettiamo la prima. Non ho mai fatto quegli errori. Perché la moto in gara si comporta malissimo? Io solito in gara ero fortissimo. Più forte in gara, guarda. No, ero più forte in gara che in qualifica. Ma sono più forte in qualifica che in gara. Porca mignotta. Basta, non arriviamo più. Alla prima curva faccio sempre dei danni io. Non so bene perché, ma alla prima curva faccio sempre dei danni. Ok, vai così, seconda. No, la moto si comporta anche bene, si comporta. Ok, vai così. Devo stare attento a loro, perché loro mi vengono addosso. Cioè, devo stare attento come mi metto rispetto a loro. Devo combattere con 30.000 cose, io non solo con la moto. Rossi è lì davanti, ok, perfetto. Dai, guarda, la moto non mi gira, non gira, non ho mai fatto tutto... Ma vaffanculo, mo mi ritiro dal Gran Premio. Mi ritiro dal Gran Premio, ve lo dico già adesso. Sono rotto i coglioni, mi sono rotto. L'ultima volta che riparto. Se va, va, se no mi ritiro dal Gran Premio. E che cazzo, non, mi fa delle cose assurde in gara la moto. Mai fatto queste cose in qualifica. Ok, cerchiamo di guidare meglio. Più lenti, qua. Basta, mi ritiro dal Gran Premio. Vaffanculo, va? Ok. Ci vediamo nella prossima puntata. Sono già veramente, mi girano i coglioni in un modo incredibile. Cagate del genere non le faccio mai e poi devo ripetere 30 volte la gara. Vaffanculo allora. Vaffanculo. Ecco. Porca mignotta, la moto non cade una volta che mi dà un problema del genere in qualifica. Mai. In gara le merde più totali. Cosa c'è in calendario? Misano. Ok, questa qui me la faccio da solo. Le cose del facciamo solo il campionato MotoGP noi. Ci vediamo nella prossima partita. Ciao.